finito! Il Borussia Dortmund è campione d'Europa! È inevitabile che dopo essere arrivati sul tetto d'Europa sia io che i giocatori abbiamo bisogno di nuovi stimoli. C'era il progetto atletico che mi poteva interessare di più. Da questo istante Federico Marconi saluta e ringrazia il Borussia Dortmund. Uscirà uno speciale in settimana e diventa il nuovo allenatore per un anno dell'Atletico Madrid. Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati qui sul mio canale in questo nuovo episodio della carriera, il 34esimo per la precisione. Lo scorso è stato un episodio molto importante che spero abbiate visto tutti, o comunque la maggior parte di voi. Se ve lo siete perso, mettete in pausa questo e correte a vedere l'altro. Tra l'altro vi ho chiesto su Instagram, seguitemi su Instagram, @FedeMarconi_, ho fatto un sondaggio negli ultimi giorni, ve lo chiedo anche qui, se vi può interessare l'idea di fare gli episodi per quest'ultima stagione della carriera con l'Atletico, insomma una sorta di prova, live su Twitch in modo da viverli insieme, e poi chiaramente ricaricherò in modo normalissimo, come siete abituati a vedere gli episodi normali, montaggi eccetera, su YouTube. Non ci dilunghiamo ulteriormente in chiacchiere perché c'è Italia contro Irlanda del Nord. Prima di partire sistemiamo un attimo la formazione, perché siamo partiti con il 4-3-3 e con questo 4-3-3, con Cutrone che io ho esordito dicendo lo preferisco a Immobile, in realtà poi Immobile è entrato dalla panchina e ha segnato un gol molto importante, quindi diciamo che va lui davanti. Però più che cambiare i giocatori, cambierei proprio il modulo. Allora io proverei per questa seconda partita il 4-2-3-1. Di base potrebbe essere questo qui, l'11 titolare, con Donnarumma che ha fatto i miracoli contro la Svizzera, in porta quindi titolarissimo, Romagnoli al posto di Chiellini che non ha convinto tantissimo, a fianco di Bonucci, a destra Florenzi, a sinistra Criscito, Verratti, De Rossi a centrocampo con la fascia che giustamente, come mi avete fatto notare, è giusto darla più che a Bonucci e a De Rossi, ma giusto per anzianità. E poi alla tre quarti Pellegrini, perché mi sono ricordato che ho provato la Roma su FIFA 19 e Pellegrini trequartista rende tanto. A destra Bernardeschi, a sinistra Insigne e Immobile punta centrale. Quindi sì, momentaneamente le salvo, poi vedremo chi giocherà contro l'Irlanda del Nord, perché comunque De Rossi è un pochino stanco e quindi potrebbe anche riposare. L'ultima cosa che facciamo insieme prima di partire è sistemare i numeri di maglia, perché l'avevo fatto prima dell'inizio insomma dell'europeo, però alcuni tipo Bernardeschi, Chiesa e El Shaarawy hanno dei numeri poco da nazionale, dai, diciamocelo, perché non sapevo che numero dargli sostanzialmente, e quindi ho optato per lasciargli i loro numeri. Però vediamo insieme. Allora, El Shaarawy potrebbe prendersi il 22 volendo, che è stato il numero che ha preso appena arrivato a Roma i primi 6 mesi, e comunque è libero quindi va bene così. Chiesa, oddio, il 25 glielo possiamo lasciare anche, non è un numero clamoroso. Magari, ecco, Bernardeschi non con il 33, 14 se è libero, è libero. E quindi Bernardeschi con il 14. Dopo un inizio claudicante per Italia e Irlanda del Nord, un punto a testa, è il momento di accelerare per la classifica e per il passaggio del girone. Oggi si scontrano in questa seconda sfida dell'europeo e allora buon calcio a tutti. Poi McKin, tocca centrale, McElhenney, zona tiro, De Rossi sul tentativo di verticalizzazione, può ripartire l'Italia con Pellegrini, occhio Insigne a sinistra, vuole servirlo Pellegrini ed ecco il pallone per il 10 che vuole andare al centro Immobile, percussione per Insigne che poi la mette a rimorchio da Pellegrini col destro, calcia troppo debole e Carson riesce a dir di no. Verratti da Insigne, occhio al momento di Immobile, Insigne tiene il pallone, caricato alle spalle, finisce giù, riesce poi a toccare per Criscito. Fuori da De Rossi, zona tiro, destro e si distende Carson in calcio d'angolo, il guizzo di Daniele De Rossi, il guizzo del capitano. Primo calcio d'angolo della partita, va Insigne a cercare una deviazione e Romagnoli con l'ascensore trova il secondo gol dell'Italia nell'Europeo. Tutti e due di testa, tutti e due su calcio d'angolo, 1-0 per gli azzurri al 31esimo. La testa di Alessio Romagnoli che è partito titolare oggi dopo non aver giocato la prima partita a beneficio di Chiellini. Ha vinto lui il ballottaggio in questo secondo match e fa 1-0. Va ancora Insigne dalla bandierina per Bonucci e arriva ancora Romagnoli, ancora Romagnoli, doppietta in 41 minuti, 2-0 per l'Italia. Incredibile, incredibile, perché sembrava, anzi era diretto a Bonucci il pallone di Insigne, è stato anticipato Bonucci non da un avversario ma da un suo compagno di squadra. Rivediamo, perché c'è Romagnoli alle sue spalle, salta e la prende lui, la mette all'angolino dove Carson non può arrivare. Terzo gol all'europeo,
tre gol, tutti di testa, tutti su calcio d'angolo. Abbiamo forse capito come possiamo portarlo a casa questo europeo. E poi subito il rinvio, prende in controtempo Insigne, che però disturba McLaughlin. Arriva il tocco per McGinn, punta Romagnoli, arriva il cross e là l'Irlanda del Nord accorcia le distanze con Grigg, che anticipa Bonucci, tutt'altro che perfetto il 19. E non può far nulla Donnarumma. 2-1 all'11° del secondo tempo. E adesso stiamo attenti. Grigg di testa. Poi regalato il pallone a Insigne. Occhio a Pellegrini che va dentro. La palla è per Immobile, che la gira proprio da Pellegrini. In zona tiro. Aspetta Insigne al limite. Destro di Insigne! Con deviazione. Palla in calcio d'angolo. Italia che torna pericolosa al 62. Chiuderlo Criscito. Occhio che rischia di perdere il pallone. Lo perde l'Irlanda del Nord. E allora grande occasione al limite per Pellegrini. Col destro respinto Immobile. Non ci credo. Miracolo incredibile di Carson. Da due passi Immobile gliel'ha praticamente calciato addosso, ma grande riflesso del portiere dell'Irlanda del Nord con la mano destra in calcio d'angolo. McElhinney, Nordwood, McElhinney ancora, Nordwood che allarga verso Lewis, a vuoto Florenzi, e poi Seville dal fondo mette il cross interessante, esce Donnarumma che fa un miracolo, è uscito con i tempi giusti, non ci crede. McGinn ha fatto il miracolo, Donnarumma, calcio d'angolo. Seville anticipa Florenzi. Poi Bonucci, grande recupero di Leonardo Bonucci. Riparte l'Italia, tocco interno per Barella. Si è smarcato anche Pellegrini, che è solo di fronte a Carson. Pellegrini col piattone all'angolino, 3-1, è finita. Spero per davvero, ha vinto l'Italia, 3-1. Occhio alla risposta dell'Irlanda, 3-2. Grandissimo gol di McCair. Grandissimo gol. 3-2. Non sa nemmeno lui come ha calciato. Non sa nemmeno lui come ha calciato probabilmente. Ma è un gol bellissimo. 2-3, si riapre tutto. McNair. Finisce qui. Finisce con il 3-2 dell'Italia, che vince. Anche oggi non convince del tutto. Abbiamo visto sicuramente molto meglio la nostra nazionale in zona gol, perché ne abbiamo fatti 3, anche se 2 su palla inattiva. Poi abbiamo al tempo stesso però regalato molto all'Irlanda del Nord in zona difensiva, quindi dobbiamo migliorare, perché non diamo la sensazione di poter controllare le partite, ed è fondamentale invece in queste competizioni qui, perché poi rischi, oggi ti fanno il 3-2 3 secondi dopo che hai segnato il 3-1 e rischi di pareggiarla anche, quindi dobbiamo stare veramente attentissimi. E ha vinto la Turchia, che forse anche meglio, perché possiamo giocarci la testa del girone proprio contro di loro, ma al tempo stesso perdendo rischiamo anche di non passare, quindi è tutto apertissimo e vedremo che cosa succederà. Italia-Turchia, la terza ed ultima giornata del girone, forza azzurri! Italia e Turchia in campo, ultimi 90 minuti del girone. Chi vince arriva primo, chi perde può anche non passare, quindi davvero non c'è nulla di scontato. C'è Romagnoli, ci sono delle novità di formazione, perché dal primo minuto parte Belotti per la prima volta in questo europeo. A destra va Chiesa e non c'è De Rossi, gioca Cristante a centrocampo. Quindi leggero turnover per vedere un po' come può cambiare, se eventualmente in meglio, la nazionale che batte. E allora si comincia con Italia-Turchia. Florenzi verticalmente per Chiesa, sterza bene Federico Chiesa, occhio al movimento di Belotti, servito bene il Gallo, al centro c'è anche Pellegrini, bella azione dell'Italia, fino in fondo Pellegrini, lascia Insigne, sinistro, troppo debole e Babacan ringrazia. Pellegrini vuole inventare, vuole anche lo scambio con Belotti che chiude il triangolo, Pellegrini, Babacan, con le mani c'è Toré, finta di andare dentro, poi lascia Selic. Interviene Criscito e la palla è buona per Insigne, è buona per il contropiede dell'Italia, anche se è ben posizionata dietro la Turchia e quindi il contropiede non c'è, ma c'è comunque la ripartenza con l'apertura per Florenzi, forse era meglio darla a Chiesa. Sale comunque Florenzi che va in percussione, prende il fondo, vuole crossare, lo finta, poi lo mette dentro con Pellegrini che da un metro si divora il gol dell'1-0 a porta vuota, è andato in tuffo e clamorosamente l'ha messa fuori. Chiesa, sale ancora Pellegrini a destra, c'è Chiesa centrale, Pellegrini sterza, la lascia al giocatore della Fiorentina, poi Belotti sterza sul destro, è ancora Babacan, praticamente solo Italia in questo primo tempo. Finisce 0-0 il primo tempo, abbiamo molto da recriminare dal punto di vista delle occasioni, perché dovevamo già essere avanti di almeno due gol secondo me,
e non vorrei che questo fosse poi un problema nella ripresa, perché in passato, in altre avventure sulla panchina azzurra, così è stato, e quindi stiamo attenti e concentrati. Entra il Sharawi, esce Pellegrini, quindi un romanista per un altro romanista, c'è Insigne che palla a tre quarti col Faraone largo a sinistra. Eccolo qui Insigne che in qualche modo cadendo riesce a servire proprio Stefano El Shaarawy. Tocco interno per Verratti. Poi Cristante, verticale, bene per El Shaarawy in area con Insigne in mezzo. Arriva il cross per Insigne! Da due passi, non può sbagliare! Italia 1, Turchia 0. Lorenzo Insigne su assist di El Shaarawy, appena entrato, porta avanti gli azzurri. Ed è un gol molto importante, soprattutto per il ragionamento che vi facevo poco fa, ovvero in passato su FIFA 16 con l'Olanda, su FIFA 18 con il Portogallo, se non ricordo male, giocammo la terza partita del girone dominando il primo tempo ma poi perdendo rovinosamente nella ripresa. 72esimo, Florenzi interviene ancora senza fallo, c'è Chiesa che vuole la palla verticale e viene servito splendidamente, corre Chiesa al centro Cutrone, arriva il pallone morbido, allontanato però da Toprak. Occhio a Mor, cerca spazio, lo trova anche Çalhanoğlu. Poi il cross di Kaldrim, colpo di testa a Donnarumma. E poi Florenzi che allontana, noi abbiamo Donnarumma. E l'Italia che può ripartire con Insigne, che vuole far correre Chiesa in contropiede. La mette giù il 25, deve aspettare rinforzi, c'è Cristante, a sinistra c'è anche il Shaarawy. Arriva l'apertura per Criscito, si sta riposizionando la Turchia, ma l'Italia vuole sfondare lo stesso. Con Criscito da Verratti, poi Cristante in zona tiro, Cristante! Babacan, ultimo giro d'orologio con il possesso della Turchia che vuole regalarsi un'ultima occasione. Kaldrim, la tengono lì e il tempo è finito, il tempo è finito. Italia ai quarti dell'Europeo, Italia che vince 1-0 grazie al gol nella ripresa segnato da Insigne, un gol pesantissimo perché come ho ricordato in passato spesso le abbiamo toppate queste partite qui. Primo e secondo posto le perdevamo. Oggi tra l'altro perdendo rischiavamo anche di non passare. Invece vinciamo e quindi non creiamo dubbi potenziali con differenza di scontri diretti. No, andiamo direttamente alla fase ad eliminazione diretta. Siamo ufficialmente nella nuova stagione e prima di pensare ad andare avanti con la nazionale c'è anche giustamente l'Atletico, quindi ci invitano a partecipare ad un torneo precampionato. Vediamo un po', quello che farebbe guadagnare di più è anche quello con le squadre più interessanti ed è il primo. Detto questo, spero che ci abbiano anche sorteggiato la prossima partita della nazionale, perché si no famo notte. Italia-Olanda, quarti di finale contro l'Olanda, bella, 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 bella. Vediamo il quadro completo, dai, dell'Europeo. Belgio-Svizzera, Spagna-Repubblica Ceca, Italia-Olanda e Francia-Inghilterra. Francia, ricordiamo, campione del mondo in questo momento, mentre non c'è il Portogallo che era, insomma, il campione in carica dell'Europeo, avendo vinto Euro 2016. A questo punto recuperiamo anche un attimino i gironi per capire che cosa è successo. Il gruppo A, passano Belgio e Olanda, era un gruppo molto interessante perché vanno a casa poi la Polonia, tra l'altro per la differenza reti, e l'Austria. Poi nel gruppo C va a casa la Svezia e l'Irlanda, nel gruppo D addirittura la Germania. Infatti mancava una big, è passata la Repubblica Ceca di un punto sopra la Germania, che comunque sta facendo malino, perché anche al Mondiale è uscita ai gironi e basta. Quindi il Portogallo non si era nemmeno qualificato per l'Europeo, oltretutto. In realtà questo è un errore clamoroso da parte di FIFA, perché chi vince l'Europeo è matematicamente qualificato, un po' come il Mondiale. Quindi in teoria, caro FIFA, dobbiamo migliorare. Detto questo, signori, io vi saluto qui. Ripartiremo nel 35esimo episodio da Italia-Olanda, dalla fase di eliminazione diretta del Mondiale. Un cazzo, è l'Europeo, ma era perché stavo caricando tutto, quindi un po' di enfasi non manca. Nel frattempo vi mando un bacione, never give up e bella, regà.